TG12, ben trovati. Partiamo quest'oggi con una grave notizia di cronaca a Porto Torres. Dalle 9 di questa mattina un uomo di 42 anni si è barricato nella sua abitazione dopo aver ferito con un coltello un carabiniere che era intervenuto per sedare una violenta lite familiare. Al momento le condizioni del militare sono stabili e per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto per noi c'è Adriano Porquedu che questa mattina con una diretta Facebook ha fatto il punto della situazione. Buongiorno, ci troviamo a Porto Torres. Questa mattina un carabiniere, Roberto Frau, è stato ferito nel tentativo di sedare una lite familiare. L'uomo ha impugnato un coltello e ha ferito all'addome il carabiniere, che è stato trasportato immediatamente al pronto soccorso. Ferito anche il padre del 42enne con problemi mentali. L'uomo è seguito dai servizi sociali. In questo momento si trova barricato nella sua abitazione, quella che vedete alle mie spalle, la Casa Bianca, dove ci sono due piani di abitazione. I carabinieri, come vedete, hanno circondato la casa e stanno cercando di convincere l'uomo dalle 9 di questa mattina a desistere e consegnarsi ai militari. La famiglia era nell'ultimo periodo molto provata dalle liti che continuano, e questo è quello che raccontano i vicini, con il figlio 42enne che, come vi ho detto, ha dei problemi e quindi era spesso e volentieri protagonista di queste liti. Noi siamo qui, stiamo cercando di capire che cosa sta avvenendo, perché più di così non ci fanno avvicinare, ma in questo momento i militari stanno svolgendo un compito molto delicato, che è quello di tranquillizzare l'uomo, che è comunque in possesso di un'arma, un coltello, e con dei problemi mentali. Quindi chiaramente le trattative con l'uomo sono piuttosto delicate e lunghe. Sono intervenute anche due assistenti sociali e una psicologa. Non mancheremo di aggiornarvi ancora su questa pagina, ma ovviamente anche sui nostri notiziari alle 14. Grazie per il momento, ci ritroviamo più tardi. Un breve aggiornamento sui fatti: il genitore si trova ricoverato ora al pronto soccorso, mentre la madre si trova sul posto col volto tumefatto per le botte ricevute, che cerca di convincere il figlio a costituirsi insieme alle forze dell'ordine. Il nostro inviato Adriano Porquedu seguirà per noi l'evolversi della vicenda e per gli aggiornamenti vi rimandiamo alla nostra pagina Facebook fino alla prossima edizione del TG. Proseguiamo con un'altra notizia di cronaca: sequestrati $1,5 milioni in titolo di credito falsi. La Guardia di Finanza di Sassari ha ispezionato l'appartamento di un nigeriano già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti. Valeria Secchi. Sequestrato $1,5 milioni in titoli di credito falsi. Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Sassari ha fermato e sottoposto a controllo un nigeriano residente in provincia di Napoli, già noto alle forze dell'ordine per spaccio di sostanze stupefacenti. Le Fiamme Gialle hanno ispezionato l'appartamento del cittadino africano, dove hanno trovato un ingente numero di titoli di credito falsi. Si tratta di oltre 1.500 ordini di pagamento dell'istituto di intermediazione finanziaria MoneyGram, ciascuno del valore nominale di $994 statunitensi, per un valore complessivo di circa $1,5 milioni, dichiaratamente emessi in Texas. Il nigeriano, che non è riuscito a giustificare il possesso dei documenti, è stato deferito alla locale autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, mentre sono tuttora in corso le indagini per risalire alla provenienza dei titoli di credito sequestrati. A Fiume Santo la proprietà ceca ingaggia nella centrale per semplici lavori 50 operai ciechi. Ennesima beffa per il territorio, manodopera locale ancora trascurata. La denuncia del consigliere comunale di Porto Torres del PISDAZ, Costantino Ligas. Mauro Fancello e Argentino Tellini. Un territorio in ginocchio, un patrimonio industriale dismesso a cui non si trovano alternative. Quel poco che c'è lo utilizzano addirittura gli altri, come nella centrale elettrica di Fiume Santo, dove la proprietà è EP, azienda della Repubblica Ceca, che addirittura utilizza 50 manovali ciechi in alcuni lavori della centrale di Fiume Santo. Una beffa per il territorio e per la manodopera locale, come sottolinea con forza il consigliere del Partito Stato d'Azione, Costantino Ligas. È una notizia assolutamente reale ed è una cosa di una gravità immane in un territorio devastato dalla crisi che stiamo subendo in questi anni, che faccio anche il numero, 50 manovali ciechi stiano lavorando alla centrale EP nell'indifferenza assoluta delle istituzioni locali che in qualche modo tolgano spazi di
sopravvivenza, perché di questo bisogna parlare alla nostra città. Credo sia una cosa di una gravità senza precedenti, perché io capisco che quando è necessario assumere alta professionalità si possa in qualche modo ricorrere a chi sa fare le cose, però assumere 50 manovali è veramente qualcosa di vergognoso per chi in questo territorio opera. Credo che sia qualcosa da denunciare in modo assolutamente chiaro, che la nuova proprietà della centrale di Fiume Santo sta disattendendo qualunque accordo con le aziende locali e sta semplicemente facendo ciò che gli fa più comodo, sfruttando appieno solamente il nostro territorio. Da oggi e fino al 30 di aprile sarà possibile partecipare al bando per la selezione di 60 studenti universitari che potranno far parte del Contamination Lab, un laboratorio di idee dell'Università di Sassari per tramutare in impresa le idee più innovative. Sandra Sanna. Seconda edizione del Contamination Lab dell'Università di Sassari per promuovere la cultura di imprenditorialità, dell'innovazione e del fare, un'opportunità per gli studenti universitari di costruire il proprio futuro diventando protagonisti. Da oggi e fino al 30 aprile è possibile partecipare al bando per la selezione di un gruppo di 60 studenti che saranno indirizzati nella realizzazione dei loro sogni nel cassetto. Responsabile del progetto, il delegato del Rettore per le attività del trasferimento tecnologico, Gabriele Mulas. È un programma formativo alternativo a quelli tradizionali che sviluppiamo presso il nostro Ateneo e che sta per partire, di cui sta per partire la seconda edizione. Si tratta di un'attività formativa legata alla creazione di impresa. Tra tutti gli studenti del nostro Ateneo che aderiranno al bando che in questi giorni è aperto, noi ne selezioneremo 60 e faremo in modo che studenti provenienti da aree culturali differenti si incontrino, dialoghino e attraverso la contaminazione di idee e di conoscenze sviluppate nei corsi curriculari diano luogo a progetti innovativi che possono portare alla formazione di nuove imprese innovative, appunto. L'idea d'impresa che lo scorso anno si era aggiudicato il Contamination Lab ha anche vinto lo step successivo, e cioè lo Startup e perfino il Premio Nazionale Innovazione. Si tratta di un progetto per ottenere plastica biodegradabile dalla colla di pesce, che è ormai decollato, partendo da un'idea coltivata dentro il Contamination Lab. Molla agli ormeggi la 35esima edizione del Palma Boat Show a Palma di Maiorca. La Sonautican presenterà il progetto Cambusa per raccontare il territorio del nord Sardegna. Vediamo. Parte oggi la 35esima edizione del Palma Boat Show in collaborazione con Super Yacht Show e MIBA nel porto di Palma di Maiorca fino a martedì 1 maggio. L'evento ospita la più grande industria specializzata dei servizi tecnici nautici di tutto il Mediterraneo. Assonautica Nord Sardegna, in collaborazione con Assonat, si pone l'obiettivo di ripetere il successo del Salon Nautique di Parigi del dicembre 2017. L'organizzazione del Boat Show è riuscita a convogliare numerose navi da diporto che propongono anche il noleggio con equipaggio ed altre la sola vendita, ampliando perciò il ventaglio dell'offerta. Gli espositori di questa edizione 2018 saranno oltre 300, in occasione della tradizionale aperitivo Marinas in Sardegna, momento clou della kermesse, Assonautica presenterà il progetto Cambusa e con gli operatori sardi racconterà il territorio del nord Sardegna, mentre Assonat descriverà i vantaggi dei Marina Resort, secondo le direttive del nuovo codice della nautica. Parteciperanno all'evento spagnolo Marina di Sifre di Carloforte, Marina degli Oristanesi, Nautica Pinna di Bosa, Acquatica e Consorzio di Alghero, Marina di Stintino, Asinara Marina e RG Marine di Ledda di Porto Torres. I quartieri di Sassari hanno messo in campo dei comitati di cittadini che vogliono mettersi a disposizione dell'amministrazione per indicare le problematiche che si presentano. È stato costituito l'intercomitato che raccoglierà le proposte da indirizzare ai tecnici. Icori Bichesu. È nato l'intercomitato dei quartieri, una finestra di comunicazione tra i cittadini e la nostra amministrazione. Siamo andati a sentire la voce dei loro rappresentanti. Io sono presidente del comitato di quartiere di Caniga, Lavandriga, Bancali
zone limitrofe. Noi ci siamo costituiti a gennaio 2018 per cercare di collaborare con l'amministrazione comunale per vedere in prima persona, li vediamo in prima persona, i difetti e i problemi che ci sono nelle zone interessate a tutti quanti i nostri, dove abitano i nostri consiglieri. Rappresento in questo momento il coordinamento cittadino dell'intercomitato. Noi in questo momento siamo ospiti della borgata di Caniga, che finalmente si è costituita come comitato cittadino. Caniga ha risposto a un'esigenza del cittadino, in quanto noi abbiamo un progetto importante come intercomitato, siamo una rete dei comitati costituiti e il nostro progetto è quello di riuscire a far costituire tutti i comitati a Sassari, sia dentro città che fuori. E ora il meteo. Dopo il caldo estivo di questi ultimi giorni, per il 1° di maggio si annuncia un peggioramento del meteo. Stefania Rossi. Piogge e temporali in arrivo per la giornata del 1° maggio. Le ultime previsioni meteo per il ponte della festa dei lavoratori annunciano un peggioramento che arriverà sull'isola nella serata di lunedì 30 e raggiungerà il culmine proprio nella giornata di martedì. La bassa pressione proveniente da Francia e Spagna attraverserà il nord Italia nelle giornate di sabato e domenica e toccherà il centro-sud per tutta la durata del ponte. Le temperature subiranno una graduale diminuzione, soprattutto in presenza di fenomeni temporaleschi. Sabato 28 aprile la carovana di Frimos ritorna a Monteleone e Rocca d'Oria. Qui lo scorso anno era partito il progetto promosso dalla Fondazione Maria Carta per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul fenomeno dello spopolamento che investe numerosi centri della Sardegna. Al mattino il consueto dibattito con esperti e imprenditori, nel pomeriggio musica e spettacolo. Per noi Luca Fodai. Frimos ritorna a Monteleone Rocca d'Oria e lo fa sabato 28 aprile per la seconda tappa del 2018. Il progetto, promosso dalla Fondazione Maria Carta per sensibilizzare i cittadini e le istituzioni sul fenomeno dello spopolamento che investe numerosi centri della Sardegna, aveva preso il via un anno fa dal più piccolo paese della provincia di Sassari. Al mattino di sabato, dopo i saluti del sindaco padrone di casa Antonello Masala e dei primi cittadini degli altri centri in cui è stato finora ospitato Frimos, è previsto il dibattito con esperti, imprenditori e amministratori, con gli interventi di Alessandra Arru, membro fondatore dell'Osservatorio delle dinamiche sociali ed economiche della Sardegna, di Antonello Fadda, titolare di Caractere, azienda leader nel settore della comunicazione globale, e di Battista Cualbu, presidente di Coldiretti Sardegna. Nel pomeriggio, spazio alla musica con la presenza di tanti artisti che hanno aderito all'invito della Fondazione Maria Carta, i Bertas, i Cordas et Cannas, i Fanta Folk, i Mori per Sempre, Francesco Piu, il coro femminile Caras, i Double Dose, Mariano Melis e tanti altri. Da Monteleone e Rocca d'Oria prende inoltre avvio un'iniziativa solidale che la Fondazione Maria Carta ha deciso di sostenere. Si tratta della raccolta fondi a favore di Cristina Rosa, giovane musicista di Cuglieri affetta da una malattia rara, la neuroborreliosi di Lyme, trasmessa generalmente dal morso di una zecca. Le cure vengono effettuate negli Stati Uniti, con una terapia che si sta rivelando efficace ma costosa. Per tutta la giornata sarà allestito uno spazio informativo di raccolta fondi a cura dell'Associazione Misericordia di Villanova Monteleone. E ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in studio con la pagina sportiva, parliamo di calcio, è tempo di consolidamento in casa Sassari Calcio Latte Dolce. Domenica al Vanni Sanna si disputerà l'ultima gara interna dei ragazzi di Mister Paba. Occorre vincere per garantire ai biancocelesti la permanenza in quarta serie. Icori Bicheso. La Sassari Calcio Latte Dolce cercherà domenica di portare a casa i punti di sicurezza per restare in quarta serie. Ai nostri microfoni Alessio Marras, storico dirigente biancoceleste. Noi adesso siamo tutti concentrati per la partita di domenica contro il Trastevere. Naturalmente abbiamo un unico obiettivo, vincere e festeggiare la salvezza. Questo è il nostro obiettivo di domenica.
Abbiamo anche da, tra virgolette, da vendicare sportivamente la sconfitta dell'andata, una sconfitta che brucia. Vincevamo 3-1 a Roma e poi negli ultimi minuti della partita abbiamo perso 4-3. Quindi diciamo che per domenica abbiamo anche convocato tutto il settore giovanile, la scuola calcio con genitori, proprio per dare un sostegno alla squadra, perché l'obiettivo di domenica è veramente importante, è l'obiettivo di tutta la stagione e quindi tutti siamo come dire, concentrati dal gruppo dirigente, allo staff, ai ragazzi, siamo concentrati per raggiungere questo obiettivo. Ne approfitto anche per fare i complimenti alla squadra juniores che ieri ha vinto il titolo regionale di Serie D, delle squadre di Serie D, e quindi andrà a Roma a fare le finali nazionali. Quindi voglio dire, un traguardo l'abbiamo già raggiunto, speriamo domenica di raggiungere anche quello della prima squadra. Finisce qua il nostro telegiornale per gli aggiornamenti sulla vicenda di Porto Torres. In diretta ci sarà Adriano Porqueddu, vi rimando infatti alla nostra pagina Facebook dove seguirete mano a mano tutti gli avvenimenti. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.